Benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono felicissima di portarvi la mia pulizia del viso, skincare, diciamo. E in particolare perché molti di voi mi hanno chiesto di portare appunto sul canale la mia skincare routine. Quindi quello che tutti i giorni faccio per prendermi cura della pelle del viso in particolare. Però io ragazzi in realtà non ho deciso di fare questo tipo di video, diciamo, proprio appunto dove vi faccio vedere cosa faccio tutti i giorni, perché comunque tutti i giorni io faccio delle cose molto semplici, seguo degli step molto semplici, ovvero dopo essermi struccata, anche se comunque in questi giorni non mi trucco ormai a casa, a parte magari un filo di matita una o due volte alla settimana, poi basta, quindi in questo periodo non è che sia lo struccante sia tanto usato, diciamo, però comunque di solito cosa faccio? Mi strucco, poi metto la crema idratante e il balsamo labbra, molto semplicemente, però una volta alla settimana faccio la pulizia del viso, la skincare, e quindi appunto ho deciso di portarvi più la mia pulizia del viso rispetto ad una skincare routine, proprio perché la mia routine, cioè per quanto riguarda il viso, è molto semplice, sono sempre gli stessi step, molto semplici. Però appunto sono felicissima di portarvi la mia pulizia del viso. Ho creato anche un po' un ambiente rilassante, diciamo, con la candela della Yankee Candle che io adoro veramente. Questa mi pare che è la Wedding, sì, comunque molto buona, mi piace tantissimo, per rilassarmi, anche perché è sera da me, cioè sono le 10 di sera, e appunto ho deciso di farmi la pulizia del viso con voi, anche perché da un po' di settimane, cioè 2 settimane, che non l'ho fatta, detto sinceramente, perché non lo so, non trovavo mai il tempo, eccetera, oggi ho detto, basta, faccio questo video così non ho più scuse e non rimando più. Prima di iniziare però vi ricordo di seguirmi sul mio profilo Instagram, Tina Official Channel, perché lì appunto condivido dei momenti delle mie giornate, comunque possiamo stare un po' più in contatto, diciamo, potete scrivere e tutto. E nulla, vi volevo anche ringraziare per tutti i bellissimi commenti che mi avete lasciato sotto l'ultimo video, la mia night routine, quindi grazie mille. Mua. Direi di iniziare subito perché non vedo l'ora veramente di prendermi un po' di tempo per me stessa in queste settimane, serve proprio. Allora, inizio con, diciamo che questa pulizia del viso l'ho realizzata un paio di volte, mi trovo veramente bene e quindi appunto ho deciso di farvela vedere. Allora, per prima cosa utilizzo un latte detergente, questo qui è biologico, dei Provenzali Bio, e della linea Bimby, perché comunque è molto delicata, perché io ho la pelle del viso mista e quindi appunto in alcune zone è secca, in altre grassa, però è molto delicata comunque la mia pelle del viso, e quindi comunque questa qui della linea Bimby mi trovo veramente benissimo con questa, perché appunto è delicatissima, è quasi delicato il latte detergente. Lo metto su un po' di cotone, dopodiché appunto lo metto sul viso, molto fresco, 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 ragazzi, mi piace tantissimo, giusto per pulire la pelle, ok? Perché comunque io mi sono struccata e tutto, avevo un filo di matita, niente di che, però comunque ovviamente con lo struccante sono andata a togliere il trucco, e poi è importante però pulire bene bene, essere assicurati che la pelle sia bella pulita. Ok, ancora un pochino, dopodiché andiamo a sciacquare e iniziamo la vera e propria pulizia. Ovviamente scrivetemi qua sotto nei commenti, perché sono molto 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 curiosa di sapere qual è la vostra skincare routine, ecco, se fate una pulizia del viso ogni settimana o comunque ogni quanto la fate, anche quale, cioè, che prodotti usate, così magari io li provo e vi faccio sapere, magari li proverò in una prossima pulizia del viso, non lo so. Ora andiamo a sciacquare il viso con una spugnetta o anche semplicemente con un dischetto di cotone, così appunto andiamo a togliere il latte detergente che abbiamo messo, ma che intanto la pelle ha assorbito, quindi è bella idratata ma anche pulita, dell'acqua tiepida, e andiamo appunto a pulire appunto la pelle. Molto rilassata, mamma mia, io amo veramente alla follia farmi la pulizia del viso, è un momento che amo tantissimo, perché comunque mi rilasso tanto tanto tanto, poi stasera ho messo anche la candela proprio per fare le cose complete. E adesso andiamo ad asciugare con un panno
rigorosamente rosa, scherzo, comunque, ok, così adesso la nostra pelle è bella asciutta ed è pronta per lo scrub. Io come scrub utilizzo questo qui, che in realtà è uno scrub corpo da ricetta biologica alla nocciola, buonissimo, che sarebbe della stessa linea praticamente della crema che uso sempre, però quella lì è l'argana, ce l'ho lì, dopo poi la userò alla fine. Però è talmente delicato, ragazzi, che io mi trovo benissimo anche ad utilizzarlo sul viso, perché ovviamente è biologico, vegano, che è tutto comunque 100% biologico, e lo potete trovare al Lidl, sì, l'ho preso al Lidl, e è delicatissimo, ragazzi, veramente delicatissimo, ha anche il fatto anche con granuli di riso, di nocciola, e esfolia la pelle ma in modo veramente molto molto delicato, e quindi per il viso comunque è perfetto. E andiamo a fare questo scrub, diciamo, per 5 minuti, ok? Così appunto iniziamo a far... Mamma mia che bello! Poi lascia un profumo, cioè, ragazzi, buonissimo. Così iniziamo un po' a togliere le cellule morte del viso. Ah, e fatemi sapere anche voi come siete messi per quanto riguarda appunto la... cioè che tipo di pelle avete per il viso e se seguite dei trattamenti specifici per il vostro tipo di pelle. Io ad esempio appunto pelle mista... e non ho acne per fortuna, vabbè, alcuni brufoletti è normalissimo, soprattutto in queste zone, negli zigomi, sugli zigomi, perché comunque è una parte cioè in cui comunque mi ho spesso i brufoletti, e quindi come cose principali, cioè lo scrub comunque aiuta tantissimo anche per i punti neri e tutto. Ok, ho massaggiato un po', cioè ho applicato lo scrub per un po', per diciamo 3-4 minuti, perché mi fermo di solito quando sento un po' che la pelle si sta attivando proprio, perché ovviamente l'abbiamo sentito un pochino bruciare, diciamo, perché ovviamente lo scrub, per l'azione dello scrub. E adesso andiamo però a sciacquare il tutto con un panno in microfibra rosa, cioè oggi è tutto rosa, ragazzi, mamma mia, e appunto l'ho... bagniamo un po' e asciughiamo la pelle, perché tra un po' poi faremo i vapori, che è uno step che a me piace veramente tantissimo. Vabbè, uno rilassa tantissimo e poi comunque aiuta ovviamente per ad aprire i pori e tutto, e quindi bene bene, adesso sciacquiamo. Ora, prima di passare ai vapori però, questo è un trucchetto, diciamo, che ho imparato da un estetista. Praticamente, prima di fare i vapori, si mette l'olio di mandorle, o comunque un olio vegetale, diciamo. Io metto l'olio di mandorle perché mi trovo benissimo, in particolare uso questo della Forsan, 100% biologico, comunque 100% appunto olio di mandorle. Questo qui, buonissimo, mi trovo benissimo. E quindi lo metto su un dischetto di cotone. E poi sulla, ovviamente sulla pelle del viso. Perché? Perché quando andremo a fare i vapori, praticamente appunto per aprire i pori, l'olio di mandorle entrerà nei pori e quindi idraterà la nostra pelle, e in più elasticizzandola, diciamo, favorisce l'apertura dei pori. Quindi è una cosa che ovviamente non, cioè, che non sapevo, infatti prima facevo i vapori solamente e basta, cioè senza applicare prima nulla. E invece con l'olio, cioè, non sapevo questo trucchetto, quindi fatemi sapere se voi lo sapevate, comunque se lo fate abitualmente, eccetera. Però io appunto non lo sapevo, però è vero, mi trovo bene facendo così. Ok, poi un profumo di mandorle, benissimo. Poi prima anche scrub alla mandorla, proprio oggi, profumo di mandorle in un modo pazzesco. Ok. E adesso passiamo ai vapori. Io ho già preparato la pentola, acqua calda, e poi ho aggiunto 2 cucchiai di bicarbonato, 1,5 cucchiaio comunque, perché così purifica, un'azione purificante maggiore. Ok, metto anche il timer di 10 minuti e si parte. Solito asciugamano, molto semplicemente. Ok, 10 minuti, partiti. E andiamo. Aspettate che allontano un po' la candela. Mi leggo i capelli perché comunque... è meglio così, così non c'è il rischio che vadano nell'acqua. Ok, e andiamo, rilassiamo un po'. Ok, mamma mia, ragazzi, vedete, poi applicando anche l'olio come sono lucidissima proprio, però si sente
la pelle è veramente morbida, 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 è liscia, fantastica, e poi appunto si sentono i pori belli, cioè veramente mi piace tantissimo. Adesso asciughiamo un pochino, tamponando, sì, possiamo anche asciugare, ma sì, leggermente con l'asciugamano e basta, giusto così. E poi passiamo alla maschera. Ora prepariamo la maschera. Allora, ovviamente ci sono già quelle fatte in commercio, eccetera, però mi piace prepararmela anche perché è veramente semplicissima. Cioè, in realtà ne ho una anche all'argilla verde, sì, all'argilla, già fatta, biologica, eccetera, però mi piace comunque prepararmela, non lo so, un rito, non lo so. Comunque, appunto, ciotolina, poi utilizzo l'argilla verde, proprio che potete trovare in erboristeria tranquillamente. Ne metto un cucchiaio, tanto per una persona comunque va bene, ok, un cucchiaio, poi uno vede comunque a mano che la prepara, e poi ci aggiungiamo del tonico. Io adesso ho finito il tonico, poi appunto non riesco a uscire, eccetera, quindi un casino, però ho trovato un modo per prepararlo molto semplicemente. E in particolare questo è per pelli, per la pelle mista, quindi perfetta per me, ovvero un infuso di tè verde. Quindi avevo delle foglie di tè verde, oppure se volete anche le bustine vanno bene, e poi le mettete appunto in infusione, e se volete potete aggiungere anche delle gocce di limone, io adesso non le ho aggiunte, e comunque appunto l'ho inserito qua dentro, bello bello qua dentro, e quindi ne prendo un po' e lo aggiungo piano piano alla maschera, perché cioè all'argilla, perché comunque non deve essere liquida, ok, e poi iniziamo piano piano alla volta, tanto mettendone poco alla volta, tanto possiamo sempre aggiungere, e poi prendo un pennellino con cui appunto applicherò la maschera, e aggiungerò, cioè mescolo tutto. Questo poi, cioè, è la parte anche più divertente, se vogliamo, dove ci vediamo tutte, siamo tutte un po' mostruosi, diciamo, tutte verdi, però è troppo divertente. E l'argilla, ragazzi, cioè io l'ho sempre fatta con l'argilla, cioè la maschera sempre all'argilla, perché ha dei poteri comunque fantastici, cioè mi trovo veramente benissimo. Ok, secondo me la consistenza è già buona, eh? Vedete, deve essere così. Ok, comunque buono, ok, non aggiungo più, quindi ne basta veramente pochissimo, l'ho preparato un quintale, vabbè, non importa, ce l'avrò magari anche per la prossima pulizia del viso che farò la prossima settimana. E ovviamente anche la maschera potete conservarla, la mettete in frigorifero, mettete un po' di pellicola sopra, in frigo, per una settimana si conserva. Ok, andiamo ad applicare, volevo togliere ancora un po', ci sono dei grumetti, ok, e andiamo ad applicare con il nostro pennellino. Adesso mi trasformerò in modalità mostruosetta, diciamo. Ok, ecco, sta venendo la trasformazione. Comunque, mamma mia, l'argilla, mamma mia. E poi la lasciate comunque in posa poco, perché, cioè, quando sentite un pochino tirare, non deve seccare, perché sennò poi secca troppo la pelle ed è un casino. E quindi, ok, però è molto rilassante, mi rilassa molto molto molto. Ok, messa, trasformazione completata, adesso aspetto un po', però comunque si sta già asciugando, vedete? Ok, quindi tra un po' poi vado a sciacquarla, però bella, poi questa qui la conservo. Vi giuro ragazzi, cioè la pelle è già morbidissima, mi piace tantissimo. E poi ultima cosa, ovviamente adesso dobbiamo idratarla dopo averla un po' appunto trattata con l'argilla, e quindi utilizzo ovviamente la mia crema preferita, questa qua all'argan, così la idratiamo e dopodiché siamo a posto. Oppure non so se volete utilizzare anche l'olio di mandorle, secondo me va bene anche alla fine, però comunque come crema io utilizzo sempre questa qua, anche perché la sentite un pochino secca tra virgolette la pelle, cioè non tanto, nel senso che comunque dopo la maschera, cioè è normale di appunto sentirla un pochino così. Poi adesso la idratiamo bene bene e siamo a posto, così andiamo a dormire con la pelle bella 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 morbida e profumata anche, mamma mia, profuma anche tantissimo questa crema. Ok, perfetto,
Ah, mamma mia, io una volta alla settimana e sono a posto, infatti poi sulla settimana non vedo l'ora di rifarla perché mi piace tantissimo, proprio anche un momento appunto che mi ritaglio per me, poi rilassandomi, quindi mi piace veramente tanto tanto tanto. Ok, quindi la mia pulizia del viso finisce qua, spero ovviamente che vi sia piaciuto, di avervi dato magari qualche consiglio, qualche idea, fatemi sapere ovviamente la vostra comunque skincare routine, che cosa fate di solito per la cura del viso. E adesso passo ai saluti. Mamma mia, in tanti mi avete detto, Tina, ma due video già che non saluti, ma come mai, come mai? Semplicemente perché erano, l'ho spiegato anche su Instagram, erano routine e quindi di solito, cioè nei video appunto routine, morning routine, night routine, non si saluta alla fine. E quindi oggi ricomincio a salutare, quindi tranquilli. Allora, saluto Matte07, cioè Matteo con l'account Matte07. Poi Grazia con l'account Concetta Cacciatore, Aurora con l'account Sans335, Alessia Coluccio22, Anna Maria Donofrio, Franci Aloisi con la sorella Letizia, Giada Tripolone, Chiara Tripolone, Geneta con la sorella Meriem e le cugine Aida e Vairka, poi NC7 Bianconero Production, Elena D'Amato 123, Niccolò Garavelli, Francesca 4005, Massimiliano, che sarebbe il fratello di Serena Patera, poi Corrado Girmenia, Elisa Pierotti 18, Antomea, Rosa Simona 08, Angelica Petrarolo, Carla 3129 che ha fatto il compleanno il 10 aprile, quindi un po' di tempo fa appunto, però non l'ho salutato in queste 2 settimane, quindi me lo sono perso. Comunque tantissimi auguri, anche se un po' in ritardo. Poi Davide Vecchia, Ali Unicorno 01, Silvia 5879, Ganesh Sonvico, Lia con l'account Giuseppe Gaudino, Giulia Alfano, Michela Apostoli, Ilaria Cicco, Selena Verrelli, Noemi con l'account Momi Kawaii 34, Famen Boar De Carli, Loyaltia 08, Elisabetta Braga, Vittoria con l'account Gaetano Piccillo, Enrichetta, Noemi con l'account Giovanni Giordano, vedete oggi siete tanti, Poi Asia Di Giorgio, Marina Moawad, Alice Malavenda, Luci Camassa, Denisa Lacatus, Fabio Sisti, Alessia Lotito, Manal Canice, Francesca Tarozzi, Emanuela Tabolacci, Matteo Federici, Simona Pisano, Ale 0044, Elena con l'account Antonia Romano, Maria Francesca Cariello, Amari It con l'account Sukiji Tkaul, poi Rebecca Quesposito, ok, Mouvia, poi Alda Ansa Stasi e infine Rosita con l'account Rosy and Cake. Ok, ragazzi, vi mando un bacione grandissimo a tutti. Grazie ancora mille per... grazie... ancora mille, niente. E sera, ragazzi, si nota, si nota. Grazie mille ancora per tutti i vostri commenti bellissimi. Non vedo l'ora di leggere anche appunto quelli che lascerete sotto questo video. E vi mando un bacione grandissimo. E ci vediamo alla prossima. Ciao!